L'espansione dell'impero ottomano nella penisola balcanica portò, accanto ai cambiamenti dei confini politici, anche quelli dei confini amministrativi ecclesiastici. La nascita della provincia religiosa dei Frati Minori è così strettamente collegata con le conquiste turche. A causa dell'occupazione turca dei Balcani occidentali si verificò la divisione della vicaria della Bosnia, antica madre della maggior parte delle province francescane, nel territorio dell'ex Jugoslavia. Nel 1514 la vicaria venne divisa nella vicaria della Bosnia argentina e nella vicaria della Bosnia croata, elevata a provincia nel 1517. Dopo la sua istituzione, la provincia della Bosnia croata della Santa Croce aveva 45 conventi, di cui, a causa dell'espansione dell'impero turco, rimasero solo quelli di Segna e Tersatto. I francescani avevano cercato rifugio nei villaggi sul bordo occidentale del regno croato-ungherese, ma anche in Istria e nelle terre dell'Austria interiore. Dopo l'anno 1521 si stabilirono a Radakovo, Brdovec e Sambor. Nel 1531 si ritirarono, spinti dai protestanti, a San Leonardo a Cotari. All'inizio della seconda metà del XVI secolo, le vicine province austriaca e dalmata affidarono loro i conventi di Pisino, Novo Mesto e Lubiana. I francescani si stabilirono, con il supporto del duca Carlo, a Montesanto e a Gorizia. La sconfitta dei turchi a Sisak nel 1593, la vittoria della Controriforma e lo spirito del Concilio di Trento portarono allo sviluppo della vita religiosa e di molte forme di pietà tipiche dell'età barocca. Il periodo compreso dall'inizio del XVII secolo all'età teresiana è per la provincia della Santa Croce quello della costante crescita. Aumenta anche il numero di case religiose dei membri delle province. Secondo Franjo Glaminić, provinciale e primo storiografo della provincia, ammonta nel 1610 a 60 case, ma nel 1777 ne esistono già 431. Nel primo terzo del XVII secolo viene ripristinata la vita religiosa nel convento di Samobor e Kamnik, da dove i francescani si ritirarono durante l'ascesa del protestantesimo. Nuovamente i membri della provincia si installano a Jaska, Nazarie, Karlovac e Brežice e organizzano ospizi per i malati e i fratelli disabili a Salcano e a Laurana. Con tale sviluppo la provincia acquisì una fisionomia multinazionale e a questa natura si adattò anche il suo nome. A metà del XVII secolo il centro della provincia si trasferì da Tersatto, dove era stato nei primi decenni, a Lubiana. In questo periodo la liturgia festiva, già ricca, fu integrata da sermoni elaborati. I futuri padri si stavano preparando al ministero studiando filosofia e teologia nei conventi dotati di studia, cioè le scuole interne, a Lubiana, Tersatto, Montesanto, Novo Mesto, Klaniec e Brežice. Il livello di istruzione era comparabile a quello delle università europee e gli studenti non erano solo i futuri padri, ma anche un certo numero di fratelli, tra i quali in particolare i farmacisti e i chirurghi. C'erano anche gli altri, come per esempio chi assicurava la manutenzione degli organi, i pittori e gli scultori. Costoro provenivano dal Tirolo e abbellirono molte chiese dei frati. Dalla fine del XVII secolo c'erano via crucis in tutte le chiese conventuali della provincia. I primi lavori del famoso pittore barocco Valentin Metzinger furono collocati nelle chiese della provincia della Santa Croce.
Le riforme di Maria Teresa e Giuseppe II, che si estendevano al settore degli affari ecclesiastici, segnarono fortemente la vita della provincia di Santa Croce fino alla seconda metà del XIX secolo. Le riforme comprendevano la limitazione del numero dei membri della provincia, la soppressione dell'insegnamento interno, la gestione delle parrocchie e di altri servizi pastorali, il coinvolgimento dei frati nelle attività di insegnamento nelle scuole popolari e, infine, la modifica dei confini delle province e l'abolizione delle confraternite e di molte altre forme di pietà. Tuttavia i francescani, volendo evitare la dissoluzione di molti conventi, adottarono la decisione chiave di gestire alcune parrocchie vicine ai loro stessi conventi. Come insegnanti e catechisti erano attivamente coinvolti nell'insegnamento dei giovani nelle scuole municipali di Kamnik e Brežice, mentre a Novomesto e a Karlovac avevano persino un liceo. Giuseppe II divise la provincia in due. Nella provincia della Santa Croce dell'Austria Interiore, con sede a Lubiana, alla quale si aggiunsero i conventi nella Stiria Superiore e della Carinzia. I conventi della parte croata si unirono alla provincia croata litorale della Santa Croce, con il centro a Karlovac. Con la conquista di Napoleone e l'istituzione delle province illiriche, le due province francescane, con l'eccezione dei conventi di Nazarie e di Brežice, si riunirono nuovamente in una sola provincia dal nuovo nome, la provincia illirica della Santa Croce. Dopo la sconfitta dei francesi e la restaurazione del dominio asburgico, la provincia riprese il nome di provincia della Santa Croce di Croazia e Carniola. In essa però mancavano conventi chiusi: Brdovec, San Leonardo in Cotari e Segna. Chiuso anche l'ospizio di Salcano. Con l'abolizione dei pellegrinaggi al Monte Santo, i francescani si trasferirono a Gorizia e da lì a Castagnavizza, nei pressi della stessa Gorizia. Nel 1898 il vescovo di Lubiana, Jeglič, affidò ai francescani l'amministrazione del santuario mariano di Brescia. Nel 1900 venne fondata la provincia croata dei Santi Cirillo e Metodio, sotto il provinciale Vendelin Vošnjak. Ad essa furono tra gli altri assegnati anche i conventi di Tersatto, Karlovac, Jaska, Samobor e Klanjec. Il nome della provincia della Santa Croce, con sede a Lubiana, mutò lo stesso anno in quello della provincia della Santa Croce di Carniola. Alla fine della Prima Guerra Mondiale divenne la provincia francescana della Santa Croce di Slovenia e porta questo nome anche oggi. Alla provincia si sarebbero aggiunti già nel 1900 i conventi di Stiria, Maribor e a Sveta Trojica, nella regione della Slovenske Gorizia. Ripristinata anche la vita conventuale sul Monte Santo, i frati assunsero l'amministrazione dei santuari di pellegrinaggio di Monte Lussari e Nova Štifta in Carniola Inferiore. Alla fine della Prima Guerra Mondiale, con l'occupazione italiana della parte occidentale della Slovenia, la provincia perse le sue case a Pisino, Monte Santo, Castagnavizza presso Gorizia e a Monte Lussari. Però il numero di case religiose della provincia non cambiò, perché furono fondate nuove chiese parrocchiali a Lubiana, a Vič, a Šiška e a Bežigrad. La Seconda Guerra Mondiale e il nuovo totalitarismo del periodo dopo la guerra causarono forti sofferenze ai francescani sloveni. Le forze di occupazione tedesche esiliarono i francescani dai conventi di Brežice, Nazarie, Maribor, Sveta Trojica, Kamnik e Brezje. I frati della Stiria furono deportati in Croazia, quelli della Carniola Superiore a Lubiana. Alcuni dei frati furono anche incarcerati durante la guerra o confinati nella Carniola Inferiore. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, il provinciale si ritirò con alcuni confratelli in Carinzia e da lì raggiunsero gli espatriati sloveni in tutto il mondo, la maggior parte di loro negli Stati Uniti, dove la provincia già dall'inizio del XX secolo aveva la sua custodia con alcune case religiose. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, i conventi sul Monte Santo, a Castagnavizza e a Pisino furono restituiti alla provincia slovena e a questi in seguito si aggiunse il convento di Strugnano. Con la provincia dalmata è stato poi concordato lo scambio tra i conventi di Pisino e di Capodistria, il quale però fu nazionalizzato e trasformato in un carcere. Allo stesso modo sarebbe stato nazionalizzato il convento di Brežice. Dopo la guerra i francescani hanno assunto l'amministrazione della vicina parrocchia di Dobova, dove fino al 2007 esisteva anche una casa religiosa. I francescani sloveni sono tornati nelle parrocchie di Camporosso e a Monte Lussari, dove sono stati fino al 1995.
Infine, i francescani hanno gestito anche alcune altre parrocchie, Strugnano, parrocchia cattedrale di Capodistria e le parrocchie di Prosecco e San Dorligo della Valle nella diocesi di Trieste. Oggi la provincia comprende 13 monasteri in Slovenia, Sveta Trojica in Slovenske Gorizie, Maribor, Nazarje, Kamnik, Brezje, 4 a Lubiana, uno presso i Tre Ponti, a Vič, a Šiška e Bežigrad, poi al Monte Santo, a Castagnavizza e a Nova Gorica, a Capodistria, a Novo Mesto e una casa filiale a Nova Štifta in Carniola Inferiore. Negli Stati Uniti la casa filiale di New York è Johnstown e il convento a Lemont, dove è anche la sede del centro religioso sloveno. I frati gestiscono anche 3 centri nazionali e culturali sloveni in Australia, Sydney, Melbourne e Adelaide. 2 frati lavorano in qualità di missionari in Guyana francese. Tutti i frati, nello spirito dei voti religiosi, desiderano di essere al servizio di Dio, della Chiesa e del popolo.